Eugenio Montale è il più grande poeta italiano del Novecento. Nacque a Genova nel 1896 e trascorse le sue vacanze estive nella casa di famiglia a Monterosso, nella riviera di Levante. Le immagini del mare sono spesso presenti all'interno dei versi del poeta. Montale si diplomò in ragioneria nel 1915 e dopo aver seguito il corso allievo ufficiali, partì per la Grande Guerra. Non fu mai in trincea e la guerra è presente all'interno dei suoi versi soltanto nel componimento Valmorbia della prima raccolta Ossi di Seppia. Montale fu congedato nel 1920 e a quel punto si dedicò al lavoro nell'azienda di famiglia e continuò a scrivere versi. Decise invece di interrompere lo studio del canto per il fatto che la sua forte emotività gli impediva di avere un contatto con il pubblico durante i concerti. Nel 1925 venne pubblicata la sua prima raccolta intitolata Ossi di Seppia, che segna il ritorno all'ordine nella poesia italiana dopo l'intemperie delle avanguardie storiche. Nello stesso anno Montale firma il Manifesto degli intellettuali italiani antifascisti. Nel 1927 Montale si trasferisce a Firenze e diventa redattore della rivista Bemporat. Negli stessi anni Montale avvia dei rapporti di amicizia importanti con gli intellettuali e i poeti di Firenze e nel 29 Montale diventa direttore del gabinetto scientifico intellettuale di Vissiò. In quegli anni Montale conosce una giovane studiosa di origine ebraiche chiamata Irma Brandeis, che verrà cantata con il nome di Clizia. Con questa donna Montale avvierà una relazione sentimentale che proseguirà fino a quando Irma Brandeis non lascerà l'Italia nel 1938 per andare in America dopo che nel nostro paese erano entrate in vigore le leggi razziali. Nello stesso 1938 Montale dovette abbandonare la direzione del gabinetto Vissiò proprio perché aveva deciso di non prendere la tessera del partito fascista. Nel 1939 esce la sua seconda raccolta intitolata Le occasioni e nello stesso anno Montale avvia una relazione sentimentale con Drusilla Tanzi, che aveva conosciuto alcuni anni prima. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, Montale si iscrive al Partito d'Azione, ma due anni più tardi uscirà dal partito deluso. Nel 1948 Montale diventa redattore del Corriere della Sera. Su questo giornale Montale inizierà a scrivere anche articoli a carattere musicale. Nel 1956 esce la terza raccolta, La bufera e altro, in cui alcuni versi sono dedicati alla bufera del secondo conflitto mondiale. Nel 1962 Montale sposa Drusilla Tanzi, con la quale era già andato a convivere da alcuni anni. Nel 63 Drusilla Tanzi muore e la donna viene seppellita nel cimitero della chiesa di Ema a San Felice.
questa donna verrà cantata con il nome di Mosca nella quarta raccolta intitolata Satura e uscita nel 1971. Intanto Montale viene nominato senatore a vita nel 1967 e nel 1975 ottiene il plauso della critica a livello internazionale con il conseguimento del premio Nobel. Nel 1981 Montale muore e il suo corpo viene portato nel cimitero di Ema a San Felice a fianco della amata Drusilla Tanzi.